Buongiorno a tutti. Allora, adesso siamo in giro per Darfo Boario Terme e ci stiamo dirigendo, io e Justin in Ilaria, ci stiamo dirigendo a visitare un attimino le terme, ok? Quindi se riesco a fare delle riprese sarò ben lieto di farvi vedere queste terme di Boario, ok? Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, solite cose, lo sapete, non ve lo devo più dire. Ci vediamo tra poco, ciao! Devo far vedere una cosa molto bella, c'è questo campanile enorme con dietro le montagne che è veramente suggestivo. Ok, siamo praticamente dall'albergo e adesso qua di fronte c'è proprio l'ingresso, cioè attraverso la strada ci sono proprio le terme di fronte all'albergo. Adesso vi faccio vedere, comunque molto comodo. Tra l'altro se vi interessa scrivetemi che vi dico in che struttura sono andato. Comunque avete visto, ce l'avevo dietro. E adesso vi faccio vedere un attimino il tragitto. Ok, vedete, qua siamo dove eravamo, lì dove c'è l'albergo, quello rosa. Si prendono le scale. Si deve solo che o attraversare la strada o fare che è lì, oppure fare il sottopassaggio, e là ci sono le terme. Per far capire che c'è l'acqua. Interessante. Un po' vedere all'esterno. One eternity later. Allora, come vedete, siamo lasciati all'ingresso delle terme e ora siamo dentro le terme. Esattamente, siamo nella vasca idromassaggio riscaldata, caldissima, che rimane all'esterno. Purtroppo non si può, no, si può accedere dall'interno tramite un piccolo ingresso della piscina che è qui davanti, che adesso vi faccio vedere, che è lì. Però non è comunicante con la piscina, perché poi ti fa uscire con le scale. Peccato, perché sarebbe stato molto bello che la piscina interna fosse collegata direttamente con quella esterna. Avrebbe avuto molto senso, anche perché un trucco? Uela! Esatto, mentre invece là ci sono i lettini, sempre con l'effetto. Senti tu? Vedete? Queste specie di lettini con l'idromassaggio, e poi ovviamente lì ci sono le sdraio per rilassarsi, insomma, e quant'altro. Molto carino. Io voglio provare quelle dentro adesso. Ciao. Ah, è vero, adesso andiamo a provare quelle dentro e vi faccio vedere. Allora, all'interno ci sono altre due piscine, una con l'idromassaggio e una con delle docce tipo emozionali, roba così. Adesso vi faccio vedere. Ora mi seguito sotto, vediamo cosa succede. No, è caldo, ma è forte.
di uscire da questa piscina. Nella piscina all'interno, con gli idromassaggi, molto rilassante, devo dire, molto, molto rilassante. One eternity later. C'è la vista nel parco che abbiamo visitato ieri, tra l'altro. Vedete l'ingresso del parco. Adesso ci beviamo un po' di acqua buona, perché dov'è l'acqua buona? L'acqua buona quella lì. Tisana equilibrio interiore. È molto buona. Però te ne verso un goccino. Allora, vediamo un attimo. Cosa dice il bigliettino? Dammelo un po'. Equilibrio interiore. Carbo, mariano, ortica, rosa, canina, lavanda, betulla e zenzero. Non vuoi assaggiare un po'? Sì, un pochino. Devo assaggiare. Buona, cavolo sei buona. E qua c'è tutta la pubblicità, i prodotti che ci sono in vendita. E li puoi provare ovviamente. Ok, abbiamo fatto partire il timer. Io sto già morendo di caldo. Stiamo facendo il bagno mediterraneo e si può stare al massimo tra i 10 e i 13 minuti. Abbiamo fatto partire, appunto, come avete visto, la clessidra ed è fatto così dal bagno mediterraneo, molto rilassante. Adesso ci facciamo un po' di relax, tra poco. Abbiamo fatto un bagno turco pazzesco, c'era da impazzire, cioè proprio sono dovuto uscire dopo neanche 5 minuti perché c'era troppo caldo. Adesso voglio provare, vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo del ghiaccio che scende da sto coso qui. Se vuoi, sì, ci metti i polsi, ne prendi un po'. Sì, sì, ma basta che ci metti anche i polsi qua, così vedi. No, no. E là c'è il secchio con l'acqua fredda che adesso voglio provare. Era pieno, Era pieno? Come stai? Benissimo. Rigenerato? Rigeneratissimo. Mi ghiaccio. Meno male che era vuoto, Sembrava vuoto. Invece non muore. Anche sui capelli. Matto.
One eternity later. Una buona tisana è quello che ci voleva. Ci stiamo un po' rilassando. Allora, questa qua è la stanza del fieno. C'è questo finto caminetto. C'è un buonissimo odore, eh? E poi... quindi ti puoi sdraiare e rilassarti con la musica. Non male, direi. Pelle approved. Siamo usciti adesso dalle terme. Siamo tutti rinfrescati, rinnovati. Di 10 anni. Siamo tutti puliti, purificati, con i pori della pelle belli aperti. E... allora, cosa dire? Sicuramente è un posto che, se siete da queste parti, venite a visitare. Diciamo che un po' di trascura attenzione ai dettagli l'abbiamo messo in Francia, no? Qualcosina, no? Il idromassaggio che su 4-2 non funzionava, una roba così, però. E invece per il resto è molto bello, all'interno le varie sauna, il bagno turco, tanta roba, fatto molto bene, sì. Piccolo ma bello. E cos'altro? Ah, la tisana buonissima, aria relax, la stanza del fieno, top. Sarà aumentato a 37,21 volte e che dire, niente, direi che è stata una bella esperienza. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per notifiche, mettete un bel like al video, commentate e noi ci vediamo presto in una prossima puntata. Ciao!